A Pesaro, all'Istituto Alberghiero Santa Marta, il concorso Gioacchino Rossini Gran Gourmet. 9 istituti alberghieri da tutta Italia si sfidano in ricette rossiniane. Siamo nelle cucine dell'Istituto Alberghiero Santa Marta a Pesaro per questo concorso che vede i ragazzi già impegnati in alcuni piatti che poi dovrete giudicare. Cosa vi aspettate e perché questo concorso? Di cosa si tratta? Allora, il concorso nasce per un'idea che è quella di valorizzare tutto quello che era Rossini e tutti gli ingredienti che Rossini amava nella sua vita, ha poi in qualche modo diffuso e profuso in Francia anche prodotti italiani. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'Italia sui piatti di Rossini e sugli ingredienti rossiniani. Ci sono dei ragazzi in questo momento che stanno cucinando, hanno fatto 10 elaborati, molto belli, molto interessanti, anche molto innovativi, e speriamo che siano anche buoni. In giuria ci sarà anche uno chef stellato, Stefano Ciotti, non ha bisogno di presentazioni, è noto anche al grande pubblico della TV ormai, non ha solo un suo ristorante qua a Pesaro, ma è anche ormai un personaggio televisivo. Cosa giudicherà oggi? Quali sono le caratteristiche che non devono mancare in questi piatti? Innanzitutto, riprendo il discorso dell'amico Mario, non deve assolutamente mancare l'idea di base che è il concetto rossiniano, quindi l'utilizzo del prodotto. Del quale vogliamo parlare, e quindi Rossini e tutto quello che amava Rossini. Di primo acchito dico che i ragazzi ci sono piaciuti molto, adesso non voglio sbilanciare, però ci sono piaciuti e hanno portato dei concetti di base molto interessanti. Ancora io e Mario non abbiamo assaggiato, ma a breve ci metteremo a tavola e capiremo insomma se quello che abbiamo visto qui in cucina, diciamo, a grandi linee, poi dopo nel piatto diventerà qualcosa di veramente interessante. Lei propone una cucina molto innovativa, ma com'è possibile rendere attuale un piatto ottocentesco? Ad esempio, in menù oggi ci saranno piatti come la faraona oppure un cappuccino di funghi addirittura. È possibile renderli attuali? Ma Rossini era talmente avanti che quello che pensava nell'Ottocento era già futuro, quindi secondo me riprendere questi concetti e rimetterli in pratica oggi con la contemporaneità e con quello che è, insomma, quelle che sono le esigenze diciamo della cucina moderna, secondo me viene fuori una bella cosa, ecco. E se i ragazzi hanno pensato e elaborato, cioè non solo pensato il concetto, ma anche elaborato nel modo giusto, nel rispetto di quello che sono le materie prime rossiniane, ci sta che vengano fuori dei bei piatti.